Allora, siamo ufficialmente live. Allora, intanto do una buonasera a tutti e ringrazio tutti di essere presenti qui sul mio canale, sul mio umile canale, e dare la possibilità di parlare di uno sport, visto che io mi presento, io curo una pagina di storie sportive romantiche e pian piano, nel corso di questo progetto, nel corso dei mesi, sto cercando di farmi di ampliare questa cultura, nel senso non fermarsi solo al calcio, alla pallavolo, al basket, che sono gli sport principali, ma cercare di trattare attraverso la scrittura di queste storie anche altri sport, l'Olimpiade, il calcio femminile, per cercare di trasmettere qualcosa alle persone nel mio piccolo. E ho approfittato anzi dell'idea di questa presentazione del libro. Infatti ringrazio Francesca per avermi contattato. E niente, noi siamo curiosi di sapere la trama di questo libro, innanzitutto, del titolo già è una bella presentazione. Quindi facci una bella Eccolo. presentazione di questo libro e poi daremo spazio alle domande, sia nei commenti, sia tra di noi. Quindi prego. Allora, buonasera a tutti, grazie Francesco, grazie Gianluigi, grazie a tutti per avermi dato l'ospitalità e permesso di raccontare del mio libro. Allora, il mio libro in realtà è la mia tesi di laurea, che è abbastanza datata, nel senso che mi sono laureata parecchi anni or sono, e diciamo l'anno 2004, quindi tantissimi anni fa. E infatti ringrazio il mio professore di sociologia. Io sono laureata in scienze politiche all'Università di Teramo, perché sono abruzzese di Pescara. E il mio professore all'epoca era Minardi, Everardo Minardi, docente di sociologia, che mi ha dato la possibilità di scrivere una tesi sulla mia passione, che è il calcio. E in realtà lui mi voleva, cioè come argomento, lui aveva pensato alla violenza negli stadi. Però io non lo so perché avevo in testa, volevo parlare di calcio femminile, probabilmente perché qualche anno prima, o meglio parecchi anni prima, perché ero adolescente, avevo visto con la maglia della nazionale Carolina Morace. Ed evidentemente questa idea di una donna che giocava a calcio, io avevo la prima volta che l'ho vista, forse avevo 12-13 anni, mi è sembrata così d'impatto. Che mi è rimasta nel tempo, quindi evidentemente quando poi ho avuto la possibilità di parlare a livello storico, sociologico e culturale del calcio, e il docente mi ha dato questa possibilità, l'ho sfruttata. L'ho pubblicata perché devo ringraziare anche in questo caso il mio editore, si chiama Jacopo Lupi, la Lupi Editore di Sulmona, una casa indipendente della mia regione, che ha creduto nel progetto e quindi si è cimentato, si è buttato anche lui in questa avventura. Per me è un sogno che si realizza perché avrei sempre voluto pubblicarla, però per svariati motivi, forse perché dovevo formarmi, dovevo iniziare quindi la carriera giornalistica, iniziare a scrivere articoli, non ho mai avuto neanche il pensiero radicato di cercare una casa editrice e pubblicarla. E poi è venuto tutto da sé. Il periodo è stato anche favorevole, nel senso che per fortuna il calcio femminile galoppa da noi, c'è tanto da fare rispetto al resto del mondo e d'Europa, però le ragazze mondiali hanno dato forse quello sprint che serviva. Speriamo continui, speriamo che questo virus non abbia bloccato la corsa, ecco. E quindi dalla tesi di laurea è nato l'evoluzione del gioco e il calcio femminile. È Certo, nato. no, è interessante. Sì. Partiamo con qualche curiosità. Gaia, qualche curiosità in merito? Beh, no, ma intanto complimenti perché comunque, insomma, avere una passione e Grazie. riuscire a portarla al di là della tesi, insomma, riuscire poi a trovare anche una pubblicazione, direi che è un grande beneficio per il calcio femminile in generale, per l'evoluzione che sta di fatto avvenendo. Per cui quello che dicevi tu è questo, cioè probabilmente di pari passo il fatto che tu sia riuscita a pubblicare proprio perché comunque c'è stata un'evoluzione, c'è stato un anno zero, se vogliamo, si sta andando Sì, verso il professionismo, l'interesse cresce non solo da parte di chi ne vuole parlare, ma anche da parte di sponsor, di incentivi, di introiti. Quindi, insomma, in un momento così difficile è un mercato che non è saturo, ma non solo, è un mercato molto aperto perché
Chiaramente sarà tutto molto diverso rispetto al maschile, ci saranno sponsor certo. diversi, adesso non per fare il solito esempio degli assorbenti, però questa è la verità, le donne ti danno altre possibilità e quindi credo che sia il momento per capire cosa davvero può essere un rilancio per il nostro paese anche in questa situazione difficile che stiamo vivendo, quindi brava, complimenti, sono qui grazie. Anche perché è giusto che tu venga sostenuta, ecco, se posso nel mio piccolo. Assolutamente, anzi grazie. No, ma infatti il mio, quando ho deciso di pubblicare la tesi, siccome è una ricerca storica, è una ricerca sociologica, perché ovviamente essendo il mio docente di sociologia ho messo in prima linea l'argomento sociologico, e ho avuto modo anche di leggere, perché di calcio femminile se ne è parlato parecchio, ci sono diversi autori, io qui cito per esempio Angelo Caroli, che ha scritto Donne nel pallone, quindi ci sono e sono testi non degli anni 2000, testi abbastanza del Novecento, insomma, che andrebbero anche studiati, analizzati, anche per chi è un testo a disposizione, anche di chi vuole fare proprio una ricerca più approfondita, perché avendo anche la fortuna di essermi laureata, i primi anni 2000 c'era il web, quindi per esempio dietro c'è anche la webgrafia, non solo i testi che si possono trovare nelle biblioteche, ma anche dei riferimenti sul web. C'è la storia del calcio femminile, quindi quando è nata la prima federazione, la prima partita che si è giocata in Inghilterra, perché anche lì pare sia la patria del calcio femminile, e la prima parte invece è dedicata, perché è divisa diciamo un po' in due parti ovviamente collegate, dedicata all'evoluzione del gioco, quindi come si è passati dal gioco alla ricerca del record, per stare al libro di Gutmann, dal rituale al record, che cito e che mi accompagna in questa prima parte. Quindi è una ricerca proprio sociologica, storica e soprattutto culturale, di come tanti stereotipi che ci sono adesso e per fortuna vengono piano piano scemando, perché le ragazze stanno dimostrando che non è un, il calcio non è per le femminucce. Anche però, se temo che quello sarà l'ultimo tabù che verrà sdoganato e forse chissà non ci saremo nemmeno più noi. Purtroppo, cioè nel senso che visioni di insieme del calcio femminile dicono che naturalmente si va verso una crescita, verso sì. un'evoluzione, quindi dell'interesse, dell'appetibilità, della fruizione anche del telespettatore, che si crea un senso d'appartenenza di fatto anche con la... Con l'affiliazione delle squadre professionistiche è stato assolutamente fondamentale, esatto. perché insomma un tifoso della Juve, dell'Inter, del Milan, di quello che certo. è, può affezionarsi anche ad altro, soprattutto se la propria squadra magari non va benissimo, spera che vada bene qualcos'altro. Esatto. Detto questo, purtroppo ridurre il tabù del... perché è una cosa che non è radicata solamente nel calcio esatto. femminile, ma purtroppo il maschilismo che, mi permetto di dire, viviamo vivo. Sì. Tutti i giorni nella nostra società purtroppo è talmente radicato che non so, è come se diventassimo tutti, cioè come se vi dicessi ah dai, tra un po' diventano tutti musulmani, col Vaticano non puoi e quindi ecco, vale la stessa cosa certo. per farvi capire la difficoltà di radicare quello che no è vero. Me ne rendo conto perché facendo un piccolo esempio, volendo raccogliere qualche domanda per questa conferenza che stiamo facendo, nei sondaggi della mia pagina purtroppo, vi confesso, non c'è stata tanta affluenza, anzi ci sono stati parecchi, diciamo, ignoranti, commentare in modo brutto, in modo non, come dire. E quindi diciamo che anche l'obiettivo della mia pagina è di diffondere un po' di cultura sana, la cultura sportiva, perché io sono cresciuto con i principi della pallavolo, ho giocato a pallavolo per 20 anni e ho vissuto da piccolino, nel mio piccolo, questo stereotipo che la pallavolo, faccio riferimento alla pallavolo, è uno sport da donne. Lo sport non è né da uomini né da donne, lo sport è sport e va praticato per la sua bellezza e per trasmettere i veri valori, perché prima la testa e poi successivamente il corpo. Quindi questo, volendo fare un parallelismo con la pallavolo, perché mi ci rivedo un po' in questa, chiamiamola discriminazione, possiamo dire, discriminazione bruttina e inutile alla fine. Esatto. Con la differenza che se tu giochi a pallavolo nessuno ti viene a dire nulla. Guarda, forse potrebbe essere assimilato, e dico purtroppo, alla danza. Ecco, se uno di voi quattro fosse un ballerino, allora forse potrei capire, ma... Vero. La pallavolo non lo è, perché poi la grande Italia della pallavolo, insomma, degli anni di Gianni, degli anni di Zorzi, ma tuttora, insomma, comunque è una nazionale seguita, per quanto lo sia anche quella femminile, però insomma il pallavolista non è discriminato maschio,
Il ballerino, ecco, forse sul ballerino, ma anche lì, veramente, cioè, insomma, io potessi essere rinascere Roberto Bolle, lo farei domani, anzi adesso, cioè, ah, così. Pure io. Quindi, voglio dire, purtroppo è questo, ma sì, ma è appunto una cosa che non... Però, ecco, non importa, l'importante è essere ottimisti, secondo me, essere costruttivi, sì. E poi, ripeto, non lo dico... Perché per far attirare le persone a questo mondo, ma sono convinta che ci saranno tante aziende che si interessano, già adesso ce ne sono, ci saranno tanti interessi legati al mondo del calcio femminile, e quindi di conseguenza quando poi c'è in ballo il denaro, come ben sapete, prima o poi insomma qualcosa girerà. Sì, e spero di scrivere tante storie per farle leggere, insomma. E niente, Francesco, tu vuoi aggiungere qualcosa? No, sì, un'osservazione abbastanza simpatica, no? Perché Francesca ha detto che all'inizio il professore voleva proporle, no, il tema della violenza negli stadi, sì, e paradossalmente è andata poi a finire in una cosa completamente estranea alla violenza negli stadi, che è il calcio femminile, in cui abbiamo visto, e io e Luca spesso ne parliamo nelle nostre dirette del lunedì sera, a delle scene che penso che neanche tra 200 anni vedremo nel calcio maschile. Al di là di quello che succede sugli spalti, io poco prima di questa diretta ho fatto la diretta con la tifoseria organizzata della Florencia, San Gimignano. Cioè, proprio vedi una differenza colossale, e sono ragazzi, cioè non è che stiamo parlando di gente di un'altra epoca, parliamo di gente che ha la mia età, che è più piccola di me pure. Ma al di là poi della questione degli spalti, c'è tutta la questione in campo, cioè noi ci meravigliamo quando vediamo le partite, alcune delle quali commentate da Gaia, in cui capita no, il fallo e subito la giocatrice che si rialza ed è pronta a ripartire, il gol annullato e l'allenatore che dice non è successo niente, non vi preoccupate. Cioè, è paradossale appunto poi di come appunto questa cosa, cioè stranamente Francesca è passata da un opposto all'altro proprio, no? Da, è vero. Questa cosa della violenza, no? In un certo senso. No, perché comunque io ho anche un blog, si chiama Post Calcium, è proprio il mio... Certo. Essendo un'appassionata di calcio, io dico, ultimamente dico, sono ancora una, cioè sono, mi ritengo una romantica del pallone, e probabilmente è questo che mi tiene legato alla passione per il calcio. Cioè, se cominciassi solo ed esclusivamente a vedere gli interessi economici, i calciatori che prendono parecchio, che è la verità, per carità, nessuno vuole dire il contrario, forse sarei meno innamorata, cioè sarei meno appassionata. Mm-hmm. Mi piace sempre vedere l'aspetto sociale, l'aspetto quello che c'è dietro, il fatto che comunque in campo vanno degli uomini, quindi spesso, sai, qualche parolaccia, qualche schiaffo, qualche insulto, qualcosa esce, perché comunque sono uomini e donne, ovviamente. E quello, infatti, pure il mio blog fondamentalmente punta solo su questo, cioè io non faccio tabellini, non faccio live, non faccio le dirette, guardo tutto un po' oltre, anche quando intervisto calciatori, calciatrici e qualsiasi altro sport, perché parlo un po' in generale di tutto, faccio sempre più domande che vanno un po' sul personale, sulla questione sociale, non cerco mai di capire tu tatticamente come ti metteresti, dove staresti, perché non è... diciamo la questione che mi piace di più, ecco, forse il fatto che sono legata a questo aspetto, a queste curiosità, e mi ha portato a chiedere al professore di fare una tesi proprio sul calcio femminile, appunto perché all'inizio degli anni 2000 c'era, perché c'è sempre stato, ricordiamo la Morace, ma Patrizia Panico e Federica D'Astolfo. Io ho giocato insieme a Patrizia Panico per 3 anni, quindi al Milan abbiamo giocato insieme, siamo grandissime amiche, e lei, beh, lei è una di quelle che ce l'ha fatta, lei è una di quelle che oggi allena e nello staff dell'Under 21 maschile, non è mai successo a nessun'altra donna, e quindi direi in assoluto lei più di tutte le altre, più di Carolina, che comunque per carità il suo l'ha fatto, però ecco, zitta zitta, secondo me Patrizia ha un passo diverso, perché comunque sono due giocatrici diverse, forse Carolina in proporzione era stata anche più forte, sicuramente, però Patrizia è veramente un passo avanti, e quindi sono molto orgogliosa di lei. Detto questo, io prima di salutarvi, perché purtroppo ahimè ho avuto una giornata lunga e dura e quindi dovrò lasciarvi, no, tranquillo. Però Francesca, una domanda te la voglio fare ed è questa: perché non hai mai pensato di fare la telecronista più che la giornalista?
Allora, perché sono andata con la carta stampata, ho iniziato da poco. Beh, anch'io, ma questo non vuol dire nulla. Non mi sono mai sentita pronta, però forse ci arriverò perché ho iniziato un'esperienza televisiva con un emittente locale. Piano piano inizierò forse a capire anche il linguaggio televisivo. Ecco. Brava, perché non dimentichiamoci che ora le donne del calcio ci sono arrivate, ma io sono l'unica donna in Italia che fa telecroniche di calcio maschile. Quindi, diciamo, oltre alla collega Tiziana Alla che fa le telecroniche di calcio femminile e basta, io in Italia sono l'unica donna telecronista di calcio maschile. Vorrei non essere l'unica. Quindi, ragazze che siete all'ascolto, tu Francesca, tutte le tue amiche, chiunque tu voglia, vi prego, proviamoci, perché più siamo, meglio è. Così rimango una mosca bianca e ti assicuro che non è bello. Vabbè, ci proverò. Inizierò a capire il linguaggio televisivo, vediamo se arrivate. Allora. Brava, intanto complimenti, in bocca al lupo. Grazie. Se hai bisogno di sostegno, ci sono, ci siamo. Grazie, grazie mille, Gaia. Ciao a tutti. Grazie, buona serata. Ciao anche a voi, ciao. Eccoci. Allora, quando è pronto cartellino rosa batti un colpo. Intanto che aspettiamo. Ah, guarda, era proprio lì, guarda, ma stavo aspettando. Era proprio. Eccolo. Sto facendo riscaldamento. Ci siamo. Eccolo. Ciao Mattia. Mi sentite bene? Sì. Sono ciao, rimasto appostato, piacere. Pronto ad entrare. Piacere a tutti. Ciao, piacere. Piacere. Eri come stai, Inzaghi Matt? Sul filo del fuorigioco. Ero lì come Pippo Inzaghi. Gliel'avrebbero annullato in questi giorni, però. Probabile. O le righe del VAR. Sì. Se non cambiano quella regola, annullano tutti. Mamma mia. Vabbè. Poi niente. Siamo tutti juventini, scusate la domanda. Che cosa? Il nome della mia pagina parla chiaro, diciamo. Io non c'entro nulla, guarda, c'è scritto, vedi, c'è scritto. Sì. Vabbè, no, era una domanda. Non tutti, vero Matt? Non tutti. La Serie A, ci sono tante squadre, tanti colori. Io vengo in nome dello sport. Bravo. Mi associo. Vabbè, lo sport per prima di tutto, altrimenti non staremmo qui a parlare col nostro pubblico e tra di noi, insomma. Soprattutto di calcio femminile, dove di sportività ce n'è anche troppa. Sì. Dire, faccio una promessa che veramente mi appassionerò sempre di più a questo mondo, perché veramente già grazie a sia Francesco che a Luca di J Women che ho fatto un passo ulteriore verso quel mondo. Quindi devo ringraziare loro due perché mi hanno spinto a questo interesse, veramente. Tu parti però già da un'ottima base. Beh, sì. Lo so, ma un'ottima base di sport, non di calcio femminile. Ci tengo a sottolinearlo perché... Però guarda che, l'esperienza negli altri sport mi aiuta, perché io che sono passato dal maschile al femminile negli ultimi 2 o 3 anni circa, per me alcune cose sono allucinanti ancora. Ripeto, quando prima dicevo no, l'allenatore che annulla il gol e non protesta, dice anzi alla squadra ritorniamo, rimettiamoci, per me è una cosa assurda, capito? Magari tu avendo visto già altri sport in cui è normale... Ho capito a cosa ti riferisci, ho capito. Capito, cioè per noi adesso rimane un po' così. Francesco, no, per non dire l'allenatrice che per esempio dice alla sua giocatrice non fare più quella cosa perché non è, diciamo... Non è regolare e, o comunque di scusa non farlo più, intendi forse? Della Mister Mitola in Pink Bari Empoli, mamma mia, ragazzi, ancora ci penso a quella cosa là. Ed è una cosa che in teoria dovrebbe essere la normalità, esatto. Che è questa la cosa assurda, capito? No, ma infatti, diciamo che tu speriamo anche che se dovesse mai arrivare comunque il professionismo, quindi vuol dire anche più crescita economica, rimanga così calcio femminile. Almeno il calcio femminile, o che il calcio maschile torni indietro, ma... Certo. Comunque, io volevo fare i complimenti tanto a Francesca per il libro, perché comunque è veramente una cosa molto interessante. Poi per me che, appunto, io un po' con l'entrata della Juve mi sono interessato, ma poi ho allargato il mio raggio non solo alla Juve, ma a Serie A, Serie B e anche al calcio estero femminile, no? E devo dire che però, secondo me,
il miglior esempio che abbiamo avuto negli ultimi anni è comunque, io ero lì allo stadium quando c'è stato Juve-Fiorentina e non è stato tanto quello che si è visto in campo, non è tanto quello che si è visto in campo, ma è quello che si è visto sugli spalti, perché io avevo attorno famiglie con bambine che avevano gli occhi che brillavano, e inoltre io avevo vicino i tifosi della Fiorentina, ma attaccati a un passo, e non c'è stato ma neanche da dire niente, cioè nel senso eravamo lì per vedere uno spettacolo bellissimo. Infatti credo sia stato un peccato non vedere il derby Milan-Inter a San Siro con il pubblico. Sì, sarebbe però stato speriamo che finita questa situazione si possa tornare veramente a fare degli spettacoli del genere, perché ne vale la pena veramente. Speriamo, speriamo. Io comunque, vabbè, il calcio femminile lo seguo da un po', perché con il blog ho intervistato anche tipo Katia Serra e la Biadini, che è un'altra delle grandi, un'altra storica. E poi comunque qui in Abruzzo c'è la prima squadra abruzzese che è riuscita ad arrivare in Serie A, che è il Chieti femminile, dove c'è la nostra bomber Giulia Di Camillo. Sì, tra l'altro li ho invitati anche, non so se stanno seguendo la live, perché gli ho scritto proprio oggi al Chieti femminile, sai? Può essere, perché abbiamo mandato anche la cugina Giulia, perché la conosco di persona, quindi anzi la saluto se mi sta seguendo, e quindi è stata una bellissima esperienza, anche sentir una delle mie prime esperienze al calcio femminile, anche sentir parlare loro, poi comunque Chieti, l'Abruzzo, una piccola realtà, quindi a differenza di Juventus, Milan, che hanno per fortuna alle spalle le squadre maschili, dovrebbe insomma crescere anche nelle piccole realtà come quella che è il mio Abruzzo, o comunque nelle province italiane, che sono poi il cuore anche economico della nostra Italia. Ecco, speriamo che soprattutto queste riescano a crescere di più e ad avere più sponsor, e anche magari chissà qualcuno che acquista il libro studiando la storia del calcio femminile, capendo che non è una cosa che è nata adesso perché sono nate le ragazze mondiali, ma c'è qualcuno che ha lavorato anni e anni dietro per avere più diritti. Infatti riporto anche delle lettere che la nazionale scrisse alle istituzioni per avere anche, chiamiamolo, rispetto a livello di sport. Ho raccontato storie quando non c'erano gli spogliatoi, quindi non sapevano neanche dove andare le ragazze che comunque dopo i 12 anni, se non avevano la squadra, non giocavano più. Adesso per fortuna ci sono le scuole calcio, e anche per le ragazze probabilmente è più semplice, perché tra Saragama, Valentina Giacinti, la Bonanzea, cioè che le ragazze possono dire anch'io voglio diventare come Saragama, e non solo un ragazzo che dice voglio diventare come CR7. Certo. È bello anche questo, quindi che le ragazze vogliono giocare perché anche hanno loro un punto di riferimento. È bello anche questo, insomma. Ecco Francesca, certo. Se posso intervenire, innanzitutto complimenti. Grazie. E poi in secondo luogo vorrei ricordare anche a chi ci sta seguendo dove possiamo acquistare questo libro, dove si può trovare. Perché allora, per adesso su Amazon, sia versione ebook che stampa, che cartaceo. Spero a breve di averlo anche nelle librerie italiane. Intanto è su Amazon, quindi per chi vuole acquistarlo, se preferisce l'ebook ovviamente, altrimenti c'è edizione cartacea. Quindi concludi pure. E niente, quindi dicevo, sono contenta per questo. Mi auguro che il calcio femminile cresca anche per chi lo conosce, per chi si vuole avvicinare, e magari spero che il libro possa essere d'aiuto anche per chi sta studiando e magari vuole fare una tesi sul calcio femminile, può essere assolutamente di aiuto per alcune informazioni. Ecco, insomma. Qualcosa ce l'hai già anticipato, immagino ancora tanto no. Se puoi raccontarci qualche aneddoto simpatico del libro. Sicuramente quella parte che mi è piaciuta di più, anche rileggendola dopo tanti anni, sono appunto le lettere che hanno scritto le ragazze della Nazionale, quando proprio le istituzioni chiedevano comunque un riconoscimento, perché dimostra come già nel secolo scorso qualcosa le ragazze, soprattutto in azzurro, hanno fatto, e quindi chiedevano anche il riconoscimento di tutti i sacrifici, perché il calcio femminile appunto non è professionismo, quindi tantissime, anzi la maggior parte, prima di andare a giocare lavora, perché ovviamente non si vive giocando a calcio femminile. E quindi il fatto che già all'epoca queste ragazze chiedevano qualcosa, quindi ascoltateci,
è importante, cioè molti dicono è la storia quello che poi caratterizza il futuro. In effetti è vero, perché forse se non c'erano queste ragazze adesso, le ragazze mondiali non sarebbero state quelle che sono adesso, non ci sarebbero state tutti questi passaggi. E una cosa che mi ha colpito, quella che mi è rimasta più impressa è il fatto che una delle prime squadre in Italia è nata a Napoli, e questa, diciamo, signora da borghesia, che dopo aver visto che Achille Lauro aveva fondato una presa un Napoli, quindi fatto questa squadra maschile, ha detto perché non fare una squadra femminile. Probabilmente da lì c'è stato tutto poi quel movimento in Italia, che ha portato poi nel 1950 anche alla prima federazione, che ha subito diversi scossoni, però intanto negli anni 50 c'è anche questa piccola svolta per il calcio femminile. Si credeva in tanto, si sperava in tanto, però evidentemente è dovuto passare parecchio tempo. Certo. Mattia, tu vuoi aggiungere qualcosa? Guarda, io ovviamente seguo i complimenti a Francesca come tutti, visto che non ho ancora avuto l'opportunità di farglieli. No, a me piace il discorso anche molto sulle squadre piccole, magari di provincia, che sicuramente fanno, soprattutto in questo periodo, fanno una fatica incredibile ad andare avanti. Giusto l'altro giorno ho parlato un po' con il Filecchio, squadra militante nel girone C della Serie C, e anche loro, quando gli hanno regalato gli sponsor un camioncino per aiutare alcune ragazze a venire da lontano sul campo, loro si sono quasi commossi, perché poi queste realtà hanno bisogno soprattutto di questo. Quindi spero davvero che sì, adesso c'è il Milan, c'è l'Inter, c'è la Juve, però sarebbe bello vedere anche qualche piccola realtà che poi magari ci faccia sognare, no? Un piccolo Leicester del calcio femminile, come magari sta provando adesso a fare il Sassuolo, come più però simile all'Atalanta magari. Sicuramente sarebbe davvero bello, perché poi fa appassionare anche più persone e le fa sognare, secondo me, perché vanno bene le grandi squadre con i grandi campioni, però anche la fiaba a volte può aiutare anche molto. Sì, è vero, hai ragione. Infatti quando comunque il Chieti femminile è andato in Serie A, insomma, è stata una gioia anche per tutta la regione, perché comunque la prima squadra abruzzese che raggiunge un traguardo del genere, insomma, penso anche per loro è stato bello, ma anche per noi abruzzesi è stata una bella soddisfazione. Così le periferie merite, soprattutto queste ragazze, poi in tanti purtroppo con questo caos che ha provocato il coronavirus non si sono neanche riscritte ai vari campionati, poi che molti sono fermi le varie categorie, le Serie C, purtroppo, però sì, meriterebbero qualcosa di più, assolutamente sì. Speriamo. Poi voglio dire, le favole, le fiabe, con me, insomma, vanno a nozze, perché io solo all'idea di poter magari leggere o addirittura raccontare un'impresa del genere, mi vengono già i brividi, perché lo sport è questo, lo sport è brividi, sono le piccole realtà, come anche, come ha detto Mattia, il Leicester facendo un parallelismo, lo stupore, l'entusiasmo, andare a vedere una partita, ok, adesso non è il caso, però fare la trasferta, sfruttare la trasferta per vedere un posto nuovo, sfruttando però non i soliti canoni, nel senso il calcio normale, il calcio femminile, però di una realtà, come ha detto Mattia, piccola, che fa appassionare anche il nonnino del paese, cioè è bello, è veramente molto molto bello. Beh, basta vedere. Scusami, vai pure. Le squadre facciano da traino, insomma. Sì, assolutamente. Una squadra mi viene in mente. La Florenza è che in Serie A ha avuto un paesino, quindi c'è tutta la San Gimignana a vedere la Florenza quando gioca. Fantastico. Poi non so se Francesco e Luca sono andati l'anno scorso a vedere Florenza Juve quando hanno organizzato il carnevale tutto. No, Florenza Juve no. Purtroppo no. Una tifoseria fantastica quella della Florenza. Ho fatto una live prima, ma ha raccontato delle cose assurde, veramente. Anche perché non c'è la squadra maschile lì, hanno nessuno che copra gli interessi per il femminile, quindi tutto il paese chiacchiera, le famose chiacchiere da bar sono solo sul femminile, ed è una cosa che raramente accade, credo che se non l'unica realtà in Italia ad altissimo livello, quasi, ecco. Infatti per quello dicevo che secondo me una mossa geniale è stata quella di spostare la Florenzia da Firenze a San Gimignano, perché hanno fatto tombola con quella mossa. È stata una mossa a me geniale,
E infatti loro mi hanno confermato che questi ragazzi, che sono il gruppo Ultras, diciamo, della Florenzia, e sono tutti di San Gimignano. Quindi loro, la loro squadra, se tu chiedi squadra tifi, loro dicono Florenzia. Io magari dico Juve, però sì, seguo maschile, femminile, loro tifano Florenzia, punto. E non c'è la squadra maschile, quindi quello. Comunque no, per dire che io e Luca ce l'abbiamo il nome del futuro Leicester. Fuori il nome del futuro Leicester, vai Luca. No, io ormai hai buttato la bomba, devi essere te che ti prendi le responsabilità. Gianluigi, dalle due parti, Sei pronto? È il Napoli. No, dalle due parti originarie, No, non è il Napoli, è il Pomigliano, Vabbè, non è proprio dalle mie parti. Vabbè, diciamo. Però, la regione, dai. Quindi. Regionale. Ne sentiremo parlare. Okay. Bella realtà. Hanno fatto un ottimo mercato, hanno comprato giocatrici esperte quest'estate. Hanno costruito una bella squadra, una dozzina di innesti, mi sembra. Addirittura Schioppo, ex capitano del Napoli, che dopo 12 anni di Napoli, un po' di caos nell'ambiente, ha scelto il Pomigliano per rilanciarsi. Direi che è un ottimo progetto e, come avete detto, ne sentiremo parlare indubbiamente, anche perché sono in lotta per la promozione. Sì. Altra squadra che lotta per la promozione è Ravenna. Mattia, so che anche tu segui la B. Vabbè, ci conosciamo. Sì, quest'anno ci sono 8 squadre che lottano per la promozione, penso, se non di più. Un po' tutte, tranne il Pontedera e... Tranne il Pontedera e il Perugia, però esatto. le altre tutte potenzialmente... Può succedere di tutto, come l'anno scorso che la San Marino Academy aveva costruito la squadra per salvarsi, e poi promozione in A da favola con Mister Conte. Beh, una bella tecnica anche per la femminile, allora. Però vogliamo dire, lo dico anche a Francesco che conosce bene la situazione, noi diciamo Pomigliano anche per la serietà della società. Non so se vi è capitato di vedere le dirette che fanno per far vedere le partite dovunque, in casa e in trasferta, con il commento e tutto il resto. Cioè, noi ci siamo sorpresi rispetto alle altre società che ci sono in Serie B femminile. Hanno certamente anche un buon ufficio stampa. Oh, ottimo. Buon progetto, buona comunicazione. Quello è fondamentale. La comunicazione, la diffusione sui social, quello è fondamentale per farsi conoscere. Anche il fatto che comunque già Sky trasmetta le partite è già tantissimo. Quindi, però, queste più piccole, anche la Serie B ha bisogno di queste cose, anche delle stesse società che facciano, tanto gli strumenti ci sono adesso, quindi uno streaming, qualcosa per farsi vedere, farsi conoscere, anche per chi non ha la possibilità di fare anche un abbonamento, una diretta Facebook, è importantissimo. Altra squadra che va fortissimo sui social, il Napoli, che per il momento non sta andando fortissimo in Serie A, ma probabilmente più per una questione di amalgama della rosa che per altro, perché consideriamo che hanno fatto un sacco di acquisti dall'estero, tantissime giocatrici nuove, una rosa rivoluzionata, solo 8, 9, 10, non mi ricordo, dell'anno scorso sono rimaste, tutte le altre cambiate, stanno rivoluzionando e ripartendo e hanno un'ottima comunicazione, sono la squadra credo più seguita su Facebook, sono messi molto bene anche su Instagram, quindi un applauso anche a loro. Sì, io del calcio femminile di Napoli ho tramite un'amica che conosco, Anna Maria Baccaro, non so se la conoscete, è una giornalista di Salerno, ha intervistato con Francesco, ne avevo parlato già di qualche giocatrice del Napoli in una rubrica così organizzata e mi ha incuriosito molto le modalità proprio di comunicazione, dai, di questo parlavate, quindi diciamo che sono solo lanciate un bel po', ci sanno fare, perché il loro ufficio stampa è anche uno dei più, è un giornalista molto esperto e molto capace, Gianluca Monti, che ha seguito anche squadre maschili professionistiche, quindi un grande professionista assolutamente. Sì, intanto c'è il calcio femminile Italia che vi faccio leggere qualche commento inerente a quello che dicevamo poc'anzi. La Florenzia ne è un esempio in Serie A senza una squadra maschile dietro. Diciamo che a San Gimignano, oltre alla vernaccia, hanno anche il vino, hanno trovato l'oro, diciamo, l'oro. Sì, hanno trovato il calcio, la loro dimensione del pallone. Sì, dicono, in Serie B possiamo notare anche il Tavagnacco che ha fatto parte della storia della Serie A femminile. Vero. E poi c'è un più commento. Dopo 20 anni retrocessa in B, ma sono sicuro che sapranno rialzarsi.
Sì. E poi sempre il calcio femminile Italia, molto attivo. Totalmente la combinazione del Pomigliano è migliore di quella di alcune squadre di Serie A. Assolutamente sì. Ti dico di Serie A maschile anche. Sì, infatti. Penso cioè, che si riferiva a quello, credo. Penso che si riferivano alla maschile. Restando sul femminile, comunque ci sono squadre che proprio i social li trascurano tanto. E si potrebbe fare molto di più. Benissimo. Ma infatti volevo fare una domanda a Francesca sempre relativo a questo, cioè per collegarsi anche al libro, no? In questo tema, perché io ho seguito la diretta che hai fatto su Facebook qualche tempo fa, in cui parlavi di questo libro, e a un certo punto avevo sentito che avevi parlato anche in particolare di Berlusconi, di quando aveva introdotto un po' anche il marketing del calcio, no? Esatto. Che un po' c'entra con questa cosa, anche se oggi ovviamente con mezzi diversi, perché ai tempi c'era solo la televisione come mezzo nuovo, ecco. Adesso magari esatto i social sono un po' la strada, appunto, cioè secondo te a che punto siamo mediamente parlando nel calcio femminile, ovviamente da questo punto di vista del marketing? Beh, anche qua l'evoluzione c'è stata, sempre ci risiamo, sempre per merito delle grandi squadre, per esempio Milan, la Juventus lavorano moltissimo sulla comunicazione, anche il fatto che comunque per esempio la pagina Facebook, i social della Juventus quando postano qualcosa ormai anche a livello di marketing, cioè sia la foto del campione, quindi di Cristiano Ronaldo, ma c'è Saragama, c'è Martina Rossucci, quindi anche questo mix è importante perché dà un'identità. Sicuramente oggi trascurare i social anche per la femminile è veramente un peccato. Perché anche se non è che serve un social media manager, basta qualcuno che posta le foto, che fa una diretta, serve poco fondamentalmente, anche solo per farsi conoscere, poi da lì è tutto un circuito che gira, poi può essere anche una crescita di risorse economiche, quindi di sponsor, ma se non ti fai vedere sui social purtroppo ci devi essere, come si dice, sotto tutti i punti di vista, sia se hai un'azienda, sia se hai qualcosa da dire, ci devi essere, solo per farti conoscere questo il canale preferenziale. E come ho detto prima, spero che quello che stanno dando le grandi squadre possa essere d'aiuto anche alle piccole. Molto spesso sono le piccole che si muovono meglio delle grandi, come abbiamo detto anche prima, spesso sono le piccole squadre che si rendono conto dell'importanza, soprattutto in questo momento storico, l'utilizzo dei social è fondamentale. Come stiamo facendo noi adesso, le presentazioni di libri, gli eventi online, quindi non sfruttare adesso questa potenzialità significa anche rimanere indietro, secondo me. In un mondo in cui si comunica tutto, adesso è tutto all'aperto, è tutto pubblico, si sa tutto di tutti, certo. Lo dico da giornalista, si prendono più online che dalle varie agenzie di stampa, si fa un articolo con un post che ha scritto un calciatore, quindi certo. È fondamentale, un peccato. Sicuramente le cose stanno cambiando, ma questo deve partire proprio dalla comunicazione, secondo me, il cambiamento. Servirebbe un Berlusconi nel femminile. Chi può essere Berlusconi dei tempi di oggi? Diciamo? Questo non lo so. Magari la domanda. Questo non lo so, perché non so chi possa investire adesso sul femminile, però spero ci sia. Magari voi ne sapete di più. Servirebbe più, cioè, la cosa sì, il Berlusconi non c'è, nel senso che il Berlusconi dovrebbe essere uno che rivoluziona. Cioè, nel senso, anche la comunicazione che fa la Juve, no? Chiunque la segue da vicino, quindi la conosco, è un livello di comunicazione abbastanza standard, cioè meglio di altre squadre, però diciamo niente di eccezionale, secondo me si potrebbe fare di più, ecco, quindi magari... Non lo so, io per esempio prima parlando sì della Florenzi, la Florenzi per esempio è una che secondo me, soprattutto quest'estate, che seguivo i vari movimenti di mercato... È una che ha fatto un lavoro eccezionale, secondo me, con le presentazioni delle giocatrici, che andava nei posti storici di San Gimignano, collegava sempre la storia della città con la nuova giocatrice che arrivava. Cioè, anche a me, che in teoria della Florenzi non dovrebbe interessarmi nulla, no, perché non sono tifoso di un'altra squadra, poi la Florenzi esiste solo nel calcio femminile, praticamente, no? Non c'è altro modo in cui entro in contatto. In realtà, invece, mi appassionava, quindi andavo ogni volta, sapevo che veniva presentata Cantore e dicevo, ah, chissà che cosa fanno vedere oggi, facciamo vedere magari il pozzo del 300 che c'ha la Gimignano, cioè tutta una cosa, un lavoro in cui basta poco poi in realtà. Esatto,
perché questo un lavoro oculato, ben mirato. Esatto, ha creato uno storytelling che ha unito la storia della città con il ti mette curiosità, quindi tante piccole cose che fanno curiosità e quindi destano interesse. Sì, ma non sono dovuti inventare nulla, cioè non è che hanno fatto una campagna pubblicitaria esplosiva, cioè semplicemente hanno preso le loro attrazioni in città, le hanno utilizzato anche come mezzo per promuovere la squadra e anche la squadra come mezzo per promuovere la città. Assolutamente. E per quanto semplice è stato un gesto che ha funzionato assolutamente. Pazzesco, assolutamente, no, proprio. La semplicità, credo che adesso anche le persone quando cercano qualcosa, che cercano la cosa semplice, concreta, che possono toccare, vedere. Ed è anche, sarà anche un ritorno sicuramente per San Gimignano, perché magari qualcuno ha detto che bello quel posto, io là non ci sono andato, come si può riuscire a visitarlo? Certo, anche questo valorizza il territorio. Esatto, assolutamente sì. Hanno fatto un lavoro bellissimo, è bastato poco poi con quello che avevano, non si sono inventati niente, non hanno costruito niente. Quindi la cosa più semplice e più spontanea anche possibile, insomma. Si sono promossi a vicenda e che è un connubio perfetto. Certo. Luca, cosa volevi aggiungere? Scusami se ti ho interrotto. Luca, che ci siamo tutti e due. Genuinamente, vale. Scusami, è vero. No, stavo dicendo che giustamente, come diceva Francesca, poi è stata una questione di... valorizzazione del patrimonio storico della città e di quello della squadra in sé. Poi ripeto, abbiamo tanti esempi appunto di piccole squadre. Io faccio un'altra domanda a Francesca e vediamo lei cosa mi risponde. Con l'arrivo del professionismo, però, queste piccole società riusciranno a avere ancora un ruolo di spicco? Oppure sono destinate, secondo te, a trovare sempre meno spazio? Perché poi la questione diventa, come dicevi te, soldi, più visibilità, c'è da spendere di più. Esatto. Tutta una serie di fattori che lasciano in sospeso questa questione. Secondo me, guarda, un divario ci sarà inevitabilmente. Perché ci sono città dove imprenditori sono più disposti, piccole realtà che poi anche a livello culturale qualcuno ci crederà di più, qualcuno ci crederà di meno e poi ovviamente la grande città avrà sicuramente più disponibilità per investire, la piccola città, la piccola realtà un po' di meno. Secondo me come un po' in tutte le cose una differenza, diciamo così, tra virgolette, tra ricchi e poveri ci sarà anche con il, anzi forse il professionismo l'accentuerà un po' di più probabilmente. Secondo me a livello locale qualcuno che sta già mettendo le basi avrà modo, anzi troverà la sua fortuna poi nel professionismo, però secondo me saranno purtroppo pochi, mi auguro di sbagliare e che il calcio femminile troverà la sua strada anche a livello di investimenti che servono, perché l'economia serve sempre, però certamente il professionismo penalizzerà parecchie piccole realtà che già sono in difficoltà, perlomeno se non cambierà qualcosa nella loro dirigenza. Ecco. Servono investimenti, ma servono investimenti intelligenti, aggiungo, perché sì, alla fine ne vediamo tanti di presidenti nel calcio maschile sperperare denaro senza raggiungere obiettivi prefissati a volte nell'era, per esempio mi viene in mente Moratti, un presidente innamorato della propria squadra, però spendaccione, senza criteri, senza obiettivi. Forse troppo innamorata, cioè nel momento in cui diventi presidente, forse un po' meno tifoso, un po' più imprenditore. Troppo innamorato nel momento in cui entri a livello dirigenziale, quindi gestisci l'economia, il patrimonio, non è facile, perché entra in gioco più la passione, la voglia, che non la razionalità di dover gestire un certo patrimonio. Ecco, finché sei tifoso va bene tutto, però dopo entrano in gioco purtroppo o per fortuna altri fattori, quindi ti devi un attimino saper tenere. Certo, invece Mattia, collegandoci a quello che dicevamo prima del Berlusconi e il calcio femminile, tu invece riesci a, insomma, a dire un nome, a orientativamente
magari non lo so, in merito alla tua conoscenza calcistica. Guarda, secondo me finché non arriva il professionismo e non si tolgono certi limiti, è inutile anche che arrivi un Berlusconi, secondo me, nel calcio femminile, perché in Inghilterra in questo momento magari può arrivarci perché possono anche pagare una calciatrice 500.000 euro al giorno, capito? Mentre da noi questo non si può fare, quindi anche se arrivasse un Berlusconi si troverebbe stoppato lui stesso in questo momento nel rivoluzionare un po' questo mondo. Quindi bisogna, secondo me, partire un passo alla volta e secondo me più che fare tanti investimenti economici serve dare tanta visibilità a questo mondo, perché tu puoi anche renderlo professionista, però se poi le partite di Serie B, solo se ci sono le squadre che fanno la diretta Facebook, quelle di C ne vedi una su 100, è un po' inutile. Magari io ho un sogno, io spero di vedere magari la Serie A femminile una partita in chiaro in televisione, no? Su Rai Sport. Secondo me questo potrebbe davvero fare, poi lanciare, perché conosco un sacco di persone che hanno scoperto questo mondo facendo zapping su Sky, si trovano la partita di calcio femminile. Ci sono molte più persone che magari non hanno Sky, però magari su Sport Italia ci capitano facendo zapping e magari si trovano un Milan-Inter, uno Juve-Roma, una Fiorentina-Tavagnacco, adesso per dire un po' di partite a caso. Quindi secondo me bisogna prima puntare da questo punto di vista, prima dell'arrivo del Berlusconi. Infatti, come dicevamo prima, è la visibilità e la comunicazione che adesso è fondamentale proprio per l'intero movimento calcio femminile e farsi proprio conoscere. Per fare la mia stoccata giornaliera alla federazione, quello che diceva Mattia, per esempio, può essere non mettere in contemporanea partite maschili e femminili, per buttarne una. Giusto per fare un esempio. E sono uscito la settimana scorsa, con un occhio sopra e un occhio sotto. Queste sono scenenze che però ti cambiano la vita intanto. Ricollegandomi al discorso degli imprenditori nel calcio femminile, spero che il Berlusconi del calcio femminile possa essere Percassi qualora entrasse, oppure un Cairo, un Pozzo. Squadre maschili forti come Atalanta, Torino, Udinese, che non hanno ancora nemmeno pensato al femminile, o meglio Percassi col Mozzani che aveva fatto l'alleanza qualche tempo fa, però è andato tutto bloccato, si è fermata la collaborazione dopo pochissimo tempo, quindi spero che Percassi, Pozzo, piuttosto che anche Giulini del Cagliari, oppure Ferrero della Samp, anche se mi sembra abbastanza difficile conoscendo il personaggio, però spero questi personaggi, come sta facendo ad esempio Krause col Parma, il Parma che è ripartito dall'eccellenza, non hanno comprato il titolo di nessuna squadra in B o in A per partire un po' più avvantaggiati, ma stanno ripartendo dall'eccellenza col vecchio progetto e secondo me possono fare la differenza, anche perché c'è una grande attenzione verso il Parma da parte della società, della presidenza, Krause stesso che pubblica tweet facendo complimenti al suo team femminile, quindi spero che questi possano essere i Berlusconi del calcio femminile. Il patrimonio per poter investire, qualora volessero investire, ce l'hanno e speriamo che alla fine ci investano e si ricredano su questo movimento. Quando hai detto del presidente della Sampdoria, ho ripensato, mi è tornato in mente anche un episodio comunque di cui parlo nel libro, che è quando Gaucci ingaggiò la Morace per la San Benedettese. Quando fu la prima allenatrice, mi ha fatto ricordare questo, perché già Gaucci era presidente abbastanza particolare. Allora, quando mi hai detto Ferrero, mi è tornato in mente Gaucci. Perdonami, Viterbese o San Benedettese? Non mi ricordo più. No, San Benedettese. San Benedettese, ok. Sì, San Benedettese. È un episodio che ricordo anche nel libro. Fantastico. Guarda, interessante tutto il resto. Francesco, tu vuoi aggiungere qualcosa, qualche altra domanda, Francesca? Ma guarda, assolutamente sì, anche perché questo che sto per dire è un tema, a parte che sempre ho sentito nella sua famosa diretta Facebook, ma di cui io e Luca ne abbiamo parlato una volta. Quindi quando ho sentito quella diretta, ho detto, caspita, le stesse parole praticamente, no? E riguarda le differenze anatomiche uomo-donna, ecco che ne parla, in relazione al fatto il calcio femminile è diverso dal calcio maschile. E io dico, ma va? Grazie, bravi, ci siete arrivati. Questa è la lezione 1 al primo minuto, praticamente, quando tu approcci al calcio femminile. Per me approcciare dicendo, ora mi guardo la partita come se fosse una partita di calcio maschile è una scemenza allucinante. Beh, sì. E noi dicevamo
che oltre per tutti i motivi economici di essenza di professionismo è che sono tutte cose irrisolvibili, chiaramente, no? Perché, nel senso, si possono risolvere potenzialmente, poi magari non si farà mai, però... Però ci sono delle cose intrinseche, che sono per esempio le questioni appunto anatomiche che ti ho sentito dire. E appunto, volevo chiedere se potevi entrare un pochino in più nei particolari, se nei tuoi studi avevi trovato proprio un po' più nel dettaglio che cosa, quali sono queste differenze e in cosa poi si traducono sul campo. Allora, una piccola parte, diciamo, del libro, ovviamente, forse qualche paginetta, giusto perché, ovviamente, essendo diversi proprio di anatomia, è giusto anche prendere in considerazione questo piccolo particolare. E fondamentalmente, la differenza più grande è anche la gestione del ciclo mestruale. Quella è decisamente l'aspetto che differenzia in maniera netta anche l'uomo e la donna. Quindi anche gestire l'atleta sotto questo punto di vista. E tempo fa, per esempio, ho intervistato per il blog un allenatore di calcio a 5 che ha allenato anche il femminile, che mi ha fatto notare come per conformazione, perché questo non lo sapevo, me l'ha detto lui, come per conformazione proprio fisica, il calcio femminile o comunque le donne, proprio per il fatto dell'anca fondamentalmente, non fanno lanci lunghi. Cioè, nel calcio femminile lanci lunghi si vedono pochissimo, è molto gioco. Io infatti la prima partita femminile che ho visto è stata il calcio a 5 e poi era la prima volta che vedevo una partita di calcio a 5 perché avevo il Pescara qui, il Pescara femminile ha fatto, diciamo, la storia insieme al Montesilvano e ho visto il calcio a 5, ho detto un attimo, cioè era la prima partita forse della femminile, la prima partita di calcio a 5, mi sono ritrovata tutto questo movimento in campo, ho detto aspetta, ma non ci sto capendo niente, fermatevi un secondo perché non riesco a... E ho visto che è proprio diverso vedere il calcio femminile dal calcio maschile, cioè anche in campo, è tutta un'altra cosa, cioè le ragazze hanno proprio una, non lo so, io ci vedo la grinta, proprio la passione, che non è cattiveria, cioè vanno sul pallone come se fosse un bicchiere d'acqua, non lo so, proprio l'ultimo bicchiere d'acqua a disposizione, ed è un'emozione, un'emozione grandissima, ovviamente anche come si gioca, essendo diversi maschi e femmine, è diverso proprio il gioco, ma è bellissimo, cioè ragazzi vedete il calcio femminile, perché calcio a 5, calcio a 11, quello che volete, ma non è vero che le ragazze non possono giocare. Sì, la grinta di quella che hai descritto mi è piaciuto tantissimo, il paragone che hai fatto citando il bicchiere d'acqua, perché comunque noi parlando in tante dirette, sia Francesco che Luca lo sanno, parliamo tantissimo dell'atteggiamento per esempio della Juventus quest'anno, che è andato via via scemando sul piano della grinta, e magari vedere o far vedere, soprattutto che vedere, far vedere a chi dà le cose per scontate il significato di grinta, mostrando questi atleti e cercando di, o meglio, sperare che loro apprendano qualcosa, perché poi fondamentalmente il problema del calcio maschile è che si dà troppa importanza al rinnovo, è quello gioca a sboglia, è quella la fidanzata, è il quit, è quello il fratello, quindi si perde proprio l'essenza, il vero obiettivo del calcio, cioè onorare il nome che hai davanti più del tuo personale alla fine, perché alla fine fondamentalmente è uno sport di squadra e se si vince si perde insieme. Esatto. Io ho appena finito di leggere il libro di Carolina Morace, a parte che è scritto benissimo, Alessia Tarquino, proprio semplice, elegante, ma chi non conosce Carolina Morace, se legge il libro conosce Carolina Morace, è scritto proprio come lei, e poi c'è un capitolo bellissimo in cui parla delle oche, quando si dice la donna fa l'oca. Ho letto quel libro di Carolina Morace, ho cambiato idea sulle oche. Tra l'altro, qui a proposito di allenatrice, scusami Francesca se ti interrompo, ma c'era una domanda interessante di un amico, Giuseppe Chirco, che saluto. Secondo voi, quando vedremo un'allenatrice allenare una squadra di calcio maschile in Serie A battendo inutili pregiudizi? Ma mai. Domanda difficile. Bravo, vero.
Spero possa succedere, ma difficile che si abbattano così velocemente questi pregiudizi. Sarà un processo sicuramente lungo. Secondo me, se pensiamo che l'unica allenatrice è stata in Serie C e l'unico che ha voluto scegliere un'allenatrice donna è stato un presidente come Gaucci, che era un po' fuori dagli schemi anche come personaggio, possiamo capire che... Addirittura, se non sbaglio, Gaucci chiese di giocare a una calciatrice donna per la sua squadra maschile. No, per dire che se pensiamo che lui è l'unico che è riuscito a arrivare, cioè ha voluto fare questa cosa qui, e poi negli anni a seguire non c'è mai stato neanche un minimo pensiero su questa questione, possiamo capire quanto sia lontana questa idea, secondo me, da purtroppo. Troppo lontana. Ma poi ti dico... Un po' tanti presidenti visionari e pazzi, fondamentalmente. Ma poi guarda, alcune allenatrici hanno difficoltà addirittura a allenare in Serie A femminile. Sì. Comunque sono in minoranza rispetto... Anzi, che quest'anno magari ce n'è qualcuno in più. Ma l'anno scorso erano due allenatrici donne in Serie A, praticamente. Tre, mi pare. Tre. Quella dell'Orobica. Quindi c'erano Bavagnoli, Guarino e Marini dell'Orobica. 3 su 12 so poco. Poi la domanda, secondo me, è tanto quando vedremo un'allenatrice allenare in Serie A, perché magari arriva il folle, tra virgolette, di turno che la mette, ma il problema è quanto regge poi. Sarà vittima di critiche, secondo me, e il sessismo è motivato tanto per... Ma voi che non sia vittima di critica? No, ma parlo sia a livello mediatico, di giornalisti, ma anche degli stessi giocatori, magari. Sì, esatto, dentro agli spogliatoi. Non so quanto possa reggere. Capito? Non so quanto possa reggere, sinceramente. Anche se arrivasse il visionario di turno, poi secondo me qualche giornata e finisce là. Scusami, Francesca, vai. No, dico, non siamo pronti, cioè bisognerebbe fare un salto culturale tipo Grand Canyon, cioè qualcosa di... Adesso è impossibile, cioè... È proprio a livello culturale che non siamo pronti. Pensate che neanche all'estero, neanche all'estero ce la fanno. Ecco, appunto. E quindi è un bel metro di paragone quello. Figuriamoci noi. Io mi ricordo le parecchie interviste che ho fatto alle calciatrici e quindi mi chiedevo: ma qual è il pregiudizio? In tante mi hanno detto: la cosa più assurda che ci chiedono è come fai a stoppare di petto. Ah, classico. Quasi tutte me l'hanno detta. Sì, perché queste sono chi fa questa domanda è una persona che si atteggia a esperto di calcio, ma di calcio non ha fatto manco mezza lezione, probabilmente. Penso proprio di sì. Se no lo saprebbe come si stoppa di petto, che non c'entra nulla con quello che vuole far credere. Esatto. Quindi, vabbè. Come le varie, ma la porta è più piccola, ma il campo è più piccolo, ma la palla è più piccola, eccetera, eccetera, eccetera. Se non superiamo queste cose, è difficile che arriverà in Serie A maschile o una Madonna. Ci vuole una sola parola: informazione, informare le persone a partire dalle basi, perché purtroppo uno che vuole, che decide, perché poi purtroppo non è solo, secondo me, un fatto di trasmettere una partita di calcio femminile, e quanti potrebbero seguirla, perché purtroppo veramente viene mal visto, cioè purtroppo è brutto dirlo, ma ci sono troppi giudizi affrettati, sono sempre ancorati a concetti del medioevo. Invece siamo nel 2020 e bisogna sfruttare anche questi canali per diffondere un verbo, una filosofia, qualcosa. Ed è importante comunque che sia una pagina grande, una pagina piccola, di diffondere qualcosa sempre nel nome dello sport, perché alla fine fondamentalmente è quello che si perde sempre. Io mi piace sottolinearlo sempre, e nel mio piccolo i ragazzi lo sanno, i ragazzi che mi seguono lo sanno quanto mi batto per dare spazio agli altri sport. E quindi vorrei far capire a queste persone che non si vive di solo calcio maschile, ma si vive di sport, stare insieme con gli amici e dare peso anche a quella birra bevuta allo stadio insieme, e magari vedendo una partita di calcio femminile. Cioè, non lo so, tipo, chiamo Francesco, dico: Francesco, che hai da fare questo weekend? Ma perché non andiamo a vedere una partita di calcio femminile? Cioè,
so benissimo che Francesco viene, però se chiamo un'altra persona dice ma tu ti vedi in faccia. È vero, assolutamente vero. Purtroppo è ma così. Tra l'altro secondo me anche nel piccolo, guardate un attimo, quando gioca la nazionale italiana femminile, no? Perché mettere le partite alle 5:30 di pomeriggio? Esatto, bravo. Cioè, quella è una cosa che non ho mai capito. Cioè, c'è la nazionale, alle 21, alle 20:30. Le fanno sempre di mercoledì o martedì quando c'è la Champions la sera. Ho capito. Allora, scegli un giorno diverso da questo. No, ma siamo d'accordissimo, infatti. No. Ma ci vuole poco, e metti infatti. Metti un orario che sia fruibile a più persone. No. Se la metti alle 5:30, la gente lavora, la gente da altre parti come fa a vederla? Esatto, poi soprattutto quando comunque è caldo, cioè le persone vanno al mare, non stai alle 5 di pomeriggio a vedere una partita di luglio, per dire. Se lo fai la sera, fai una bella cena con amici, stai in giro, anche se butti l'occhio, ma c'è comunque la partita di calcio femminile da vedere. Volevo dire, tutte queste pagine qua, chi è collegato adesso, è chiaro che nel suo piccolo o grande che sia, l'informazione, le idee sul calcio femminile continua a instillarle. Secondo me quello è molto importante, perché sia Francesca col libro, sia le pagine che ci sono qua collegate, nel loro piccolo piano piano, mica tanto, continuano a dare questi input in giro perché questo calcio sia sempre più seguito. Poi solo il tempo ci dirà quanto ci metteremo a raggiungere gli altri. Luca, il problema è che se nessuno lo fa, rimaniamo sempre indietro. Questo è, come dicevamo, è che ci sono i soldi. Tutto ruota intorno alla comunicazione, al modo di farsi vedere e conoscere, la visibilità. Sì. Però purtroppo quello neanche basta, perché mi invito, cioè se volete, avete lo stomaco di andare a leggere i commenti sotto i post di Sky sulle partite di calcio femminile. No, vabbè, lasciamo perdere. Io mi devo tagliare le dita quando vedo quei post. Al di là degli insulti proprio beceri e stupidi che non so neanche più a leggere, io mi sento gente che scrive: ah, ma perché Sky mi deve mettere il risultato della partita di calcio femminile? E io dicono: scusa, ma c'hanno i diritti, che devono fare? Ma non ho capito. Poi è uno sport, voglio dire, non è che stiamo giocando a tirare le pietre. Sì, ma come se fosse una cosa estranea, capito? Perché Sky deve mettere... Ma scusa, l'hanno trasmessa la partita, c'hanno i diritti per trasmettere la partita e non te ne devono parlare. Ma poi io dico, ma non ti interessa? Ma basta, ma levati, ma io non è che mi metto a commentare gli sport che non mi piacciono. Certo, non lo capisco. E sai quante volte Sky parla non mi interessano, però non è che sotto ogni post vado lì a dire ma perché? Boh. No, esatto. Però c'è del disagio. La gente, io ho detto piccolo, Luca, però, nel piccolo però vedete che per esempio altre cose si sono mosse, perché per esempio, non so se avete notato, ma su DAZN fanno vedere il calcio femminile inglese, c'è la Premier. Sì. Io infatti tante volte so che c'è la Premier e vado a vedermi la partita, perché ci sono partite interessanti, cioè squadre e stadi che adesso sono senza tifosi, ma squadre e stadi che meritano assolutamente tutto rispetto ai nostri, che a volte sono ancora dei campetti dove giocavo io a calcio a 11, e questo mi dispiace perché anche lì siamo troppo indietro, però una cosa alla volta purtroppo, perché sennò troppa carne al fuoco, un po' di passaggio. Mattia, tu vuoi aggiungere qualcosa in merito a questo? Scusami se d'accordissimo con loro, appunto, su anche gli orari delle partite. Adesso sì, DAZN trasmette due partite se non sbaglio del campionato inglese, però a me un po' dispiace perché a volte sono partite di cartello e prima si vedevano gratuitamente sul loro sito, perché in Inghilterra hanno fatto questa cosa bellissima che io vorrei anche in Italia, che hanno un sito dedicato interamente al calcio femminile dove trasmettono tutte le partite della giornata. Adesso in Italia non se ne vedono due, ma poi ci sono contenuti esclusivi come interviste, anche video stupidissimi, no? Che magari fa anche la nazionale italiana, che risponde alle 10 domande oppure indovina le passioni delle tue compagne di squadra. Lo fanno anche loro, lo fanno bene, e questa cosa magari ti fa anche magari avvicinare
alle giocatrici che comunque vedi lì in campo e poi impari anche a conoscerle. Quindi secondo me bisogna, appunto, secondo me la visibilità bisogna puntare soprattutto su questo, quindi appunto magari evitare di fare le partite alle 17, magari mettere in orari diversi da quelli della, del maschile potrebbe sicuramente aiutare molto, molto. Sì, è vero. Io mi ricordo una volta, non lo so se era la nazionale, può essere alle 2:30 di pomeriggio? Sì, possibile. Può essere, sì, sì. Non mi stupirei. Sì. Già ancora col bottone in bocca non vedi la partita, praticamente, alle 2:30. Ancora stai lì così. Quegli orari vanno bene solo durante il weekend, mezza settimana non puoi. Sì, esatto. D'accordo. Sono assurdi come orari, cioè non... Anche que- poi basterebbe poco, come diceva. Mi ricordo l'anno scorso un Milan-Roma di lunedì alle 12:30. Ah, sì, davvero, lì fu la genialata. Milan-Roma va per il secondo posto. Squadra forse, è perla, lì è una perla. Guarda, io sono riuscito ad andare, però ci sarebbe dovuto essere il triplo delle persone. Ma poi era un'occasione, secondo me, magari per far andare magari le scolaresche a sto punto, perché secondo me bisognerebbe puntare molto sul, magari non l'abbiamo ancora detto, sulla didattica, perché se c'è il Filecchio, che visto che comunque è una zona dove non ci sono tantissime persone, sono tanti paesini, va nelle scuole per portare il nome Filecchio, fa vedere, conoscere il calcio femminile. Se tu organizzi alle lunedì alle 12:30 a Milano Roma, portaci una scuola delle classi a vedere la partita, no? Magari elementari, medie, che magari è più facile anche subito far appassionare le bambine, così si iscrivono da subito e non devono magari arrivare anni dopo in ritardo, come abbiamo sempre fatto. Quella partita avevate, cioè i tifosi del Milan avevano fatto, era quella la partita dove c'era stata la partita? Anche quella, ci fu, anche i tifosi del Milan sugli orari si sono un bel po' mossi. Comunque quell'orario, le 12:30, non, cioè neanche il maschile mi piace, cioè assurdo proprio come orario una partita alle 12:30. Infatti mettono di solito anche nel maschile una di quelle meno, esatto, cioè meno. Assurdo come orario le 12:30. Ma poi soprattutto il lunedì non, no, cioè no, esatto, non fare come hanno fatto quest'anno con Milan Juve per farla a San Siro, col fatto che c'era giocato, mi pare, proprio il Milan maschile il sabato, se non sbaglio, sì, hanno fatto lunedì, però almeno l'hanno fatta alle 9 di sera. Almeno uno torna da lavoro se la vede. Sarebbe stato bellissimo vederla. Sarà ancora più bello vederla, certo, sì, quello sì. Fantastico. Però almeno, perché sennò non potevano piazzarla quella alle 5 di pomeriggio. Quindi... Se ci sono dei commenti del tuo amico che non so se hai visto, ti ha salutato, non so se riuscite a vedere gli altri commenti, ma non li metto in evidenza perché no, c'ha ragione, perché ho finito di mangiare poco prima della diretta, c'ho un po' di abbiocco, quindi ci confermo che sono un po' stremato. Ti spiego, no, lui purtroppo non lo prendere seriamente, è uno che scherza, quindi non ti offendere se non lo sai, no, purtroppo scherza, pure ragione. Francesco lo sa, Francesco lo sa bene. Infatti, ma ti interessasse al Milan femminile invece di scrivere queste cose, Milano Rossonera, il nostro amico? Certo, ma io vi voglio fare una domanda, voi che siete... molto più esperti di me, sicuramente. Volendo fare un podio, insomma, temporaneo di quest'anno, come sta andando, insomma, il campionato, come collochereste le punte delle squadre? Cioè, quali sono, secondo voi, le tre punte più forti? Difficile questa, l'attacco più forte. Poi siamo un po' condizionati. L'aiuto del pubblico, Vale. Aiuto del pubblico, vediamo che dice il pubblico. Allora, vediamo il pubblico. Voi che siete grandi esperti, molto più esperti di me, ovviamente. Era una domanda che volevo. Anche perché i vari attacchi si differenziano molto tra di loro in base alle qualità delle calciatrici. Quindi, secondo me, dipende anche molto che tipo di attaccanti ti piace vedere. Magari ti piacciono proprio quelli spietati e cinici come quelli della Juventus, che toccano palle. A me piacciono gli attaccanti spietati e cinici, ma in generale, come attività, è sempre colpito quello grintoso e che non molla mai. Quindi, magari un atleta aggressivo, dai. Girelli, lei, dai. Lei. La leader. Okay, anche la Sabatino, anche. Anche Sabatino, la Sabatino. Anche, assolutamente. Sabatino, sono nominata attenzione come Pippo Inzaghi. Esatto.
sempre sul filo del fuorigioco. Femminile ancora non ce la va, quindi è avvantaggiato. Quindi ancora possono aspettarla questa cosa, sì, sì. No, sì, quindi sì. La, a me piace sempre la Giacinti, pure. La Giacinti piace un sacco a me pure, sì. E invece come portiere? Portiere. Mettaci i ciccioli del San Marino. Pure a me molto. Già. E se posso stuzzicarvi, ha anche un portiere, è un preparatore portiere molto forte, che ha giocato al Bologna anche. Era il terzo di Pagliuca e Manninger ai tempi del Bologna. Poi ha avuto, si chiama Deno Bonopera. Ha fatto, lo conosco personalmente, molto simpatico, molto disponibile. Ha fatto quegli anni con i giovani del Bologna, poi è passato in prima squadra a fare il terzo. Un bruttissimo incidente in macchina, si è rotto tante cose, purtroppo. Non è riuscito a riprendersi per tornare in campo, adesso è da un po' di anni che fa il preparatore portieri e credo che mettere la propria esperienza a servizio del calcio femminile sia stata la migliore cosa che potesse fare in un periodo come questo. Poi, come suggerisce Calcio Femminile Italia nei commenti, anche Schoffenegger, altro portiere molto valido, e poi Giuliani, portiere della Nazionale, ovviamente Coranciova del Milan anche... sebbene non sia longilinea riesce sempre con un'elevazione, un salto veramente, c'è la foto di qualche giorno fa di lei che va oltre la traversa con la mano su una parata, quindi per la famosa storia delle porte più basse, no? Esatto. Infatti. A me piace molto anche la Durante quest'anno, andando molto bene, portiere del Verona che purtroppo è famosa per... Vogliamo dare una buona parola per il Bari? Perché il portiere del Bari è forte. Pensavo il Bari come squadra. No, Bari come squadra non potrò mai farlo. Questo, no, per quello abbiamo... Il portiere è uno dei migliori, sì, della squadra. Difficile da pronunciare, ma molto forte. Infatti io l'ho detto molto veloce, così non si è sentito bene. Gli evita 8 gol a partita. Ne prendono soltanto 3-4 invece di 8, grazie a lei spesso. Come portieri, se vogliamo vedere una che secondo me non ha avuto una grande crescita, secondo me fa ancora troppi errori, è l'Aprile dell'Inter. Che è molto giovane. Lei è 2000, giovane, sì. Però gli ho visto fare tanti errori abbastanza gratuiti in questi che ha giocato. Sì. Cioè delle respinte anche molto approssimative, anche sulle uscite. Aprile del novembre del 2000. Ecco. Quindi, cioè, 20 anni. È ancora molto giovane. Non ce li ha ancora 20 anni, li fa tra qualche giorno. No, tra poco. Ha bisogno di tempo, però sì, ancora fa qualche errore. Certo che avere alle spalle una chioccia come Marchitelli certo aiuta e sono sicuro che potrà dare consigli molto validi. Certo. Beh, invece per quanto riguarda la difesa, preferisco sempre i terzini che spingono. Ci sono terzini che corrono per me. Cosa? Mattia, so già chi dirà. Volevo sapere da voi, magari uno a testa, mi dite un terzino a testa. Vai te, Matti. Ci sei? Mattia, ci senti? Secondo me no, è perché si è un po' bloccata. No, è frizzato. Secondo me un nome sulla fascia che avrebbe stuzzicato certamente Mattia è Davina Filtjens del Sassuolo. Ma la domanda è: perché l'ha data via la Fiorentina? Secondo me perché non si, lo dico a voce bassa, secondo me perché non si trovava molto con la società, però è una mia visione, perché non ho notizie, non ho avuto notizie su di lei, quindi è una mia supposizione completamente. E, altri terzini che spingono, ce ne sono tanti, mi è piaciuta molto Frederiche Togersen della Fiorentina, che un terzino non è, è molto più offensiva, ma è stata riadattata nel ruolo di post Guagni, in fascia destra, non propriamente terzino, ecco, quindi diciamo un esterno che spinge, però nasce ben più avanti, nasce quasi attaccante praticamente, e ha detto si era inventata come tutto fascia,
ha fatto un processo molto interessante. Poi i bergamaschi del Milan, chiaramente, anche se quest'anno ancora secondo me deve esprimere quel lampo. E invece di nuove in Serie A, Lundorf Skovsen della Juventus sta, poi voi due che seguite la Juve più nello specifico saprete ancora di più di me, però sta facendo vedere buoni lampi quando subentra e anche quando quelle poche volte partita titolare, perché è stata presa, credo, al posto di Sicora, che poi è andata in Norvegia, però secondo me c'è stata anche una crescita da questo punto di vista, sebbene non sia tanto duttile quanto Sicora, che poteva giocare anche a centrocampo centrale. A parte che c'ha, penso, 10 anni di meno di Sicora. Molto più giovane. Ma io, solo per fare le cose veloci, la Lundorf, come dici te, è un ottimo prospetto, ma come abbiamo detto io e Francesco in questi primi periodi, non ha fatto grandissime prestazioni. Poi a sorpresa invece domenica ha fatto una partita strepitosa su Bugheia e quindi ci ha fatto ricredere in un attimo. Io, se voglio dare un nome di sorpresa, a me quest'anno, e l'ho vista giocare qualche volta, Di Girolamo dell'Empoli, che è arrivata anche in nazionale, e secondo me è uno di quei 15... Di Guglielmo, sì, scusa. Che comunque mi è fregato il nome nazionale, ma ha veramente fatto bene, e comunque è, secondo me, una sorpresa. Io tanto che addirittura nella partita nazionale avevo pensato che la potesse far giocare anche titolare per dare un po' di freschezza, no? Comunque qualcosa del genere. In merito invece a, vi volevo dire, siccome stiamo parlando da è tornato Mattia. Allora, comunque nel frattempo, se posso chiudere con i nomi, una giocatrice molto utile che secondo me sta ancora cercando la sua posizione, ma che quando la troverà perfettamente potrebbe assolutamente dire la sua, è Ilaria Capitanelli della Pink Bari, che è una delle poche che nel complesso Pink Bari riesce ad emergere assolutamente, assieme a poche altre, il portiere che pronuncerò veloce anch'io, Meloia, e poi la mano, trequartista, attaccante, e Novellino. Credo che questi siano i nomi che spiccano di più nel bar. Certo. Ragazzi, se non voi avete altre domande per Francesca, se no per me possiamo concludere questo appuntamento. Non mi aspettavo durasse così tanto. Siamo più di un'ora, è quasi 1:20 che parliamo, e sono molto molto contento, e spero, insomma, vi sia piaciuto, insomma, questo appuntamento. Assolutamente sì. Concordo. È stato molto bello, infatti il tempo è volato, e evidentemente è stata piacevole la chiacchierata, altrimenti avremmo sicuramente smesso prima di parlare, quindi grazie, è stato molto bello il confronto, la chiacchiera, il racconto, e quello che è stato poi il leitmotiv del discorso, cioè far conoscere il calcio femminile e in generale anche gli altri sport. Spero che il mio libro possa aiutare tante persone, e anche per conoscere un po' di storia del calcio femminile, e anche per i genitori, perché a volte il genitore che sente una bambina dire voglio giocare a calcio, oddio no, ma il calcio è per i maschi. Se leggi anche un po' di storia, ce ne sono state parecchie che hanno giocato prima di quella bambina, quindi può essere importante, ecco. Grazie a Calcio Femminile Italia anche per i complimenti. Grazie. Mi toglie la curiosità, chi sta seguendo per CFA questa diretta, dato che ora ci conosciamo un po' tutti, quindi curiosità mia. Commenta. Sì, infatti, ma tra l'altro, visto che ci seguiamo tutti, avremo modo di interagire sempre meglio alla fine tra di noi, in qualsiasi momento, in qualsiasi modo, e nel mio caso in qualsiasi sport cercherò di fare da tramite, cercherò veramente di impegnarmi a scrivere qualche storia. Ho scritto un post sul calcio femminile all'inizio del progetto, devo ripostarlo. Riguardava la nazionale italiana. Assolutamente. Va bene. Grazie. È stato un piacere, allora. Grazie mille. Grazie Gianluigi, grazie Francesco. Complimenti ancora Francesca. Grazie. Veramente. Grazie. In bocca al lupo. E non vedo l'ora di leggere il libro. Grazie. Sì, anch'io. Grazie per l'ospitalità. Vi saluto, ragazzi, allora.
Allora, alla prossima. Grazie mille. Buonasera a tutti. Ciao. A voi ragazzi, grazie. Ciao. Ciao.